Voci di Resistenza è un progetto web, una sorta di viaggio a tappe in un'Italia dopo i 70 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. È un viaggio storico emotivo, l'ho definito, però diventa automaticamente un viaggio nella memoria e di memoria. E chi lo vedrà capirà sin da subito che cosa intendo con questa definizione. Ho cercato quattro storie che fossero universali e allo stesso tempo emblematiche. Quindi pensiamo alla storia di un partigiano, il partigiano di Alba, quindi c'è anche un eco a Fenoglio, oppure una strage, la strage per eccellenza come quella di Marzabotto. Ce ne saranno tantissime di stragi perpetrate dai nazifascisti, oltre 400, 15.000 morti. E poi una storia su un corpo alleato, e quindi ho pensato al secondo corpo d'armata polacco, una storia semi dimenticata ma che è riemersa quest'anno quando è andato in onda lo speciale di Saviano. E l'ultima storia invece è uno stupro di una donna di Esperia in Ciociaria. Ecco che lo stupro di guerra, che spesso è stato dimenticato, ho cercato di farlo rivivere anche in modo abbastanza crudo, con un utilizzo della lingua vera, senza tanti giri di parole. Sono andato a consultare tanti libri, tante monografie sulle tematiche di cui mi sono occupato e soprattutto tante testimonianze. Infatti queste quattro storie vengono dalla storia orale. Il pubblico indirizzato è universale, però ho pensato soprattutto ai giovani, no? Essendo una web serie che andrà in onda sul web, i primi a ricevere questo invito allo studio, alla conoscenza del proprio passato, della propria memoria, sono i giovani, ovvero i nativi digitali, quelli che frequentano abitualmente il web. Progetti futuri: spero di continuare ad occuparmi di memoria, di storie semi dimenticate. Sono in cerca appunto di storie da raccontare, e spero che anche il rapporto, diciamo, con la Treccani continui in questo modo. I vetri della finestra si rompono. Salto in aria alzata come da una forza involontaria che dal basso mi porta verso l'alto e mi lascia sospirare.